Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica perché a Teramo si è consumato quanto si prevedeva, almeno dalle ultime indiscrezioni degli scorsi giorni e delle scorse ore. È stato sfiduciato infatti il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che da oggi dunque non è più il primo cittadino con le dimissioni di 18 consiglieri comunali, 11 dell'opposizione e 7 di Futuro in Civica al Centro per Teramo. Questo quanto accaduto in mattinata alle 12:08 c'è stata la firma con il protocollo. Noi andiamo a vedere proprio quanto accaduto stamattina nel servizio di Tania Bondici Castelli. Sfiducia è fatta, il sindaco Brucchi da oggi non è più il primo cittadino di Teramo, sciolto d'amblè anche il consiglio comunale. A determinare la fine politica del centrodestra teramano sono stati 18 consiglieri che hanno firmato la sfiducia dinanzi al segretario comunale, per la precisione 11 della minoranza e 7 della maggioranza dissidente, che fanno capo a Paolo Gatti e a Mauro Di Dalmazio. Sfiducia è fatta. Sì, è una fine inevitabile di una lunghissima agonia di tutto il centrodestra teramano che purtroppo la città ha pagato, almeno negli ultimi 2 anni. Un'attività politica amministrativa praticamente ferma, gli uffici completamente allo sbando senza un indirizzo politico, è una fine inevitabile. Questa città deve cambiare assolutamente pagina perché il centrodestra lascia la città di Teramo in una condizione drammatica, e ogni giorno di più sarebbe stata solo una prosecuzione di questa agonia. Tra l'altro, la sfiducia che una parte del centrodestra, diciamo così, che ha accompagnato questo ultimo atto, il gruppo di Futuro In, che è il principale responsabile del fallimento politico-amministrativo di questo centrodestra, dà anche la misura del fatto che si tratta di un'autosfiducia dello stesso centrodestra a se stesso, un'autodistruzione, un'autofagocitazione di questi anni, che è stata solo una lotta di potere e di poltrone fino all'ultimo. Amareggiati dalla brutta vicenda, i lavoratori della Tercop, che erano in attesa di un bando per tornare a gestire i parcheggi cittadini e che ora si trovano in balia dell'incertezza, una rabbia che esplode contro i firmatari della sfiducia. Vi sentite vittima in questo momento? Beh, per noi è una cosa sconcertante, non riusciamo a giustificare quello che sta avvenendo, perché dall'amministrazione non ci siamo mai aspettati granché, perché siamo stati 5 anni danneggiati per varie vicende che tutti conoscono. Invece ci sentiamo presi in giro, questo è forse il termine giusto, da quelli che hanno dichiarato sempre di stare dalla parte del lavoro, da parte del sociale, che per non aspettare qualche settimana, e non ci rispondono nemmeno perché non possono aspettare qualche settimana, praticamente si sono dati come alla fuga. Tecnicamente, cosa succederà ora dopo la firma della sfiducia? La prefettura di Teramo nominerà immediatamente un commissario provvisorio che opererà in attesa di quello che dovrà essere nominato dal Ministero, procedura regolare per i comuni sopra i 15.000 abitanti. E in attesa di capire quali saranno gli sviluppi politici in città, ci sono i primi commenti da parte del Partito Democratico. Camillo D'Alessandro sostiene che la fine del modello Teramo, mentre Futuro In, che lo avete sentito, è un po' al centro delle polemiche, in una nota ha scritto: "Non avremmo mai desiderato una conclusione del genere, ma dopo 3 anni e mezzo di sostegno limpido ed incondizionato abbiamo dovuto prendere atto della improseguibilità di questa esperienza amministrativa", così la nota del gruppo che fa capo all'ex assessore regionale Paolo Gatti. Quanto accaduto il 2 novembre scorso si legge ancora nel comunicato: "Con la persistenza della mancanza dei presupposti numerici minimi per governare, ci ha indotti a rinunciare alle nostre posizioni ed a chiedere lucidamente e rispettosamente al sindaco di porre fine ad uno stillicidio non più comprensibile dai cittadini. Riteniamo", continua Futuro In, "di aver fatto tutto quanto possibile in questi 3 anni e mezzo per preservare l'amministrazione, assicurando il nostro pieno sostegno e tollerando ogni genere di atteggiamento da parte di taluni singoli che hanno chiaramente posposto gli interessi della città a quelli che parevano essere, convenienze politiche personali. Riteniamo", conclude il comunicato, "con convinzione che la restituzione del potere di scelta nelle mani dei cittadini in primavera rappresenti l'atto più decoroso che potessimo compiere. Siamo certi che i teramani potranno scrivere e scegliere una storia nuova e che le vicende degli ultimi anni li indurranno a valutazioni più attente e scrupolose nella scelta dei propri rappresentanti in consiglio comunale". Questa la nota appunto di Futuro In.
Proseguiamo adesso voltando pagina perché una scossa di magnitudo 4 con epicentro ad Amatrice ha fatto tremare la scorsa notte tutto il centro Italia ed ha risvegliato l'incubo cominciato il 24 agosto dell'anno scorso con il sisma che, lo ricorderete, causò 300 vittime. Il terremoto è stato sentito distintamente dalla popolazione a Norcia, Cascia, Leonessa fino a Campotosto in provincia dell'Aquila, Cortino in provincia di Teramo, ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e alla capitale Roma. Il terremoto è legato alla sequenza che si è attivata lo scorso 24 agosto 2016, almeno questo quanto emerge dalle prime analisi condotte dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma si è verificato a una profondità di 8 km con accelerazione piccola pari al 6% della gravità. La Protezione Civile ha fatto sapere che non ci sono danni a cose o persone. Le verifiche hanno riguardato anche le dighe artificiali che al momento, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, non presentano problemi. Proseguiamo con la cronaca, andiamo a Montesilvano dove prosegue senza sosta l'attività anticontraffazione delle fiamme gialle del comando provinciale di Pescara. Hanno individuato a Montesilvano un secondo centro di contraffazione in un appartamento nei pressi della Pineta sul lungomare nella zona sud della città. L'altro centro di contraffazione era stato scoperto lo scorso 1° dicembre. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Un vero e proprio centro di contraffazione dotato di ogni genere di macchinario con all'interno oltre 10.000 capi pronti per la vendita. E quanto scoperto all'interno di una palazzina sul lungomare di Montesilvano dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pescara. Ad insospettire le fiamme gialle è stato il continuo via vai di cittadini extracomunitari all'interno della palazzina, ancor più sospette perché trasportavano grossi bustoni o borsoni contenenti, si è poi scoperto, merce contraffatta. Il blitz è scattato nella prima mattinata di ieri, quando i finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno fatto irruzione nell'appartamento dei pressi della Pineta di Montesilvano. All'interno hanno trovato alcuni senegalesi intenti ad apporre marchi contraffatti su capi di abbigliamento anonimi, così trasformati in modelli di note griff. Le fiamme gialle hanno contato un totale di 10 macchinari, tra macchine da cucire, punzonatrici e presse di stampo a caldo, utilizzate per la produzione di etichette, nonché vari metri quadrati di pelle, decine di rocchetti di cotone di vari colori, un PC connesso ad un plotter per la creazione di etichette in plastica, da applicare a caldo, a oltre centinaia di etichette già stampigliate e numerosi capi di abbigliamento già pronti per la vendita. I due cittadini senegalesi sono stati denunciati. La merce, una volta immessa sul mercato regionale, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. Ancora cronaca, hanno chiuso l'ingresso dell'area di servizio con una rotoballa di fieno, incuranti di almeno una decina di camionisti in sosta con i loro mezzi, hanno colpito in poco meno di una decina di minuti. Hanno agito così la scorsa notte verso le due i ladri che hanno distrutto le colonnine del self-service del distributore Kuwait sulla superstrada Teramo Mare, lo vedete in queste immagini, in località Terra Bianca. Usata la solita tecnica, con una ruspa rubata nel vicino deposito della Teramo Ambiente, hanno abbattuto due colonnine self-service e hanno estratto le cassaforti con il denaro. Il mezzo non è stato ritrovato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, agenti e militari, hanno ascoltato anche i camionisti che dormivano dentro i loro tir. L'area di servizio sembra essere l'obiettivo preferito, già presa di mira il 19 gennaio 2016. Anche in quel caso furono distrutte le colonnine del self-service. Il 20 novembre scorso poi la commessa del bar era stata rapinata di 30.000 euro e rinchiusa nel bagno. Il bottino per il momento resta da quantificare. Andiamo avanti con la cronaca. La squadra mobile dell'Aquila e il commissariato di Avezzano hanno individuato il responsabile di molti furti in appartamento all'Aquila e nella zona della Marsica. Nella sua vettura materiali per lo scasso e un chilo di oggetti preziosi. Sentiamo il servizio della redazione aquilana.
Un ladro di appartamenti bloccato all'Aquila, tra la rifurtiva molti gioielli. La squadra mobile dell'Aquila, in collaborazione con il commissariato di polizia di Stato di Avezzano, ha sequestrato ad un sessantenne residente a Napoli circa 120 monili d'oro, tra cui catenine, orologi, spille, anelli, fedi nuziali, per un totale di circa un chilo di oggetti preziosi, nascosti all'interno di un monovolume di fabbricazione giapponese, modificata appositamente per poter nascondere la rifurtiva, rinvenuta nel vano che solitamente si utilizza per l'airbag. Nel portabagagli è stata trovata anche una smerigliatrice che taglia oggetti in pietra, metalli e legno, che possono essere anche porte d'ingresso e pareti di abitazioni. Nell'airbag sono stati sequestrati anche attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti, scalpelli, un tubo in metallo e 4 torce di color nero. Le indagini della squadra mobile del commissariato di Avezzano hanno avuto un'accelerazione nel momento in cui, da una comparazione di elementi forniti dalle vittime di furti avvenuti all'Aquila e nella Marsica, è emerso che nei giorni precedenti gli episodi delittuosi fosse stata notata dai residenti degli appartamenti visitati dai ladri una macchina descritta tipo SUV di colore chiaro. Già dalle prime ore della mattinata di sabato gli investigatori della squadra mobile dell'Aquila e del commissariato di Avezzano hanno presidiato i caselli autostradali del capoluogo e della Marsica alla ricerca dell'auto segnalata dalle vittime dei furti. L'autovettura proveniente da Teramo è transitata in ingresso all'Aquila ed è stata seguita dunque dagli investigatori della mobile per il tempo che si è trattenuta all'Aquila girando senza una meta fissa. Successivamente si è diretta verso la Marsica dove è giunta nel tardo pomeriggio aggirandosi nei pressi del centro commerciale Marzi, seguita sempre costantemente dagli agenti della questura dell'Aquila e del commissariato di Avezzano. L'autovettura in tarda serata ha fatto ritorno verso il capoluogo, fermandosi presso l'area di servizio alle porte della città. A questo punto la macchina è stata fermata e condotta in questura, dove è stata perquisita dagli agenti della mobile del commissariato, rinvenendo la rifurtiva e tutti gli attrezzi di scasso provenienti dai furti fatti nei giorni precedenti. L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione. I vigili del fuoco di Teramo hanno festeggiato la loro patrona Santa Barbara con una messa solenne nella caserma di Via Diaz. Le celebrazioni sono state anche l'occasione per fare un bilancio di fine anno sugli 11.000 interventi effettuati dal comando provinciale da gennaio ad oggi. Sentiamo insieme il servizio. Nella caserma di Via Diaz a Teramo, sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si è festeggiata la ricorrenza della patrona Santa Barbara in un clima disteso e solidale. Alla messa in onore della Santa hanno partecipato tutte le autorità civili e militari di Teramo. Un anno complicato il 2017 per i 180 vigili del fuoco teramani che hanno effettuato complessivamente da gennaio ad oggi 11.000 interventi, di cui 300 solo per spegnere incendi boschivi e concluso oltre 1.000 procedimenti amministrativi. Onoriamo la nostra patrona Santa Barbara perché ci fa trovare e ritrovare soprattutto tutti insieme nello spirito di corpo molto importante per noi Vigili del Fuoco. Chiaramente quest'anno, come diceva, non è stato un anno felice da un punto di vista operativo, perché a iniziare appunto da gennaio con quella nevicata eccezionale abbiamo avuto il nostro da fare, abbiamo contato e quindi qui vorrei ricordare 3 vittime qui in provincia, quindi grande vicinanza alle famiglie da parte dei Vigili del Fuoco. Poi successivamente abbiamo avuto le frane di Civitella del Tronto e di Campli, successivamente proprio in estate con quella siccità e con quelle temperature elevatissime, grande da fare per gli incendi boschivi, e poi non più tardi di 20 giorni fa abbiamo avuto ulteriori allagamenti lungo la costa teramana che ci hanno visto impegnati in maniera incessante. Grazie veramente al personale dei Vigili del Fuoco di Teramo, perché ha consentito con la disponibilità, con i rientri in sede, proprio di aumentare quel dispositivo di soccorso che ci ha, diciamo, consentito di fronteggiare tutte queste emergenze. Non ci sono stati incidenti tra il personale durante questi interventi? Per fortuna no, devo dire che abbiamo contato soltanto alcuni piccoli incidenti di percorso, ma direi, come dire, fa parte un pochino dell'ordinarietà. Devo dire che nessuno veramente si è fatto male, quindi anche, come dire, una buona preparazione. Ecco. Il comandante Panzone annuncia inoltre con orgoglio l'imminente ristrutturazione e utilizzo di un vecchio edificio adiacente alla caserma di Via Diaz e l'aumento di 4 vigili del fuoco nell'unità di Roseto.
Il Movimento 5 Stelle con il parlamentare Andrea Colletti e il consigliere regionale Gianluca Ranieri ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per condotte ritenute omissive e danno erariale per decreti ingiuntivi da 1,5 milioni di euro da parte di un'impresa che aveva fornito merce per i campionati europei di basket donne che si sono disputati a Chieti nel 2007 a cui la regione non si sarebbe opposta. Sentiamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Nelle settimane scorse abbiamo scoperto che c'è stato uno spreco di risorse da parte della Regione Abruzzo per quanto riguarda delle cause alle quali la stessa Regione Abruzzo non si è mai opposta. Parliamo di alcuni decreti ingiuntivi fatti da una ditta addirittura per l'Eurobasket 2007, quindi parliamo di una vicenda di 11 anni fa, molto prima che noi entrassimo ovviamente qui in Regione ma anche negli altri enti, e dimostra come in Regione purtroppo vengono fatti sprechi ogni giorno quotidianamente. Praticamente questa la Regione ha pagato un anno e mezzo fa ben oltre 1,5 milioni di euro a questa ditta perché non si è opposta a ben 3 decreti ingiuntivi emessi presso il Tribunale di Como. La particolarità sta nel fatto che la provincia di Chieti, che aveva subito i medesimi decreti ingiuntivi, si è opposta, non ha subito nessuna escussione, ma soprattutto ha vinto le cause. Fino ad ora ha vinto 2 cause su 4 contro questa Bertelè, che è una ditta di Como. Invece la regione, non opponendosi, semplicemente ha lasciato correre e ha fatto perdere 1,5 milioni di euro, anzi 1,6 milioni euro e passa, delle tasse dei cittadini abruzzesi. Noi ora con questo esposto alla Corte dei Conti vorremmo capire chi ha sbagliato dentro la regione, se è stato un problema di riorganizzazione regionale, e quindi dovremmo capire anche se ci sono stati altri interessi dietro e non una mera omissione di qualche dirigente. Per noi molto dipende da una riorganizzazione fatta in modo scomposto degli uffici regionali. Basti pensare che l'ufficio che aveva la responsabilità di verificare questi debiti o la non esistenza di questi debiti è un ufficio che ha cambiato nome e organizzazione 3 volte e il cui responsabile è in aspettativa dal 2015. Quindi abbiamo una regione che si è riorganizzata secondo i voleri del Presidente, probabilmente per seguire delle logiche che non sono quelle della massima efficienza, e che a oggi non riesce a rispondere alle problematiche che si verificano. Presso il convitto d'annunzio di via Arrone è stato siglato questa mattina a Pescara tra la Delfino Pescara 1936 e l'ANAS un protocollo d'intesa per la concessione della casa cantoniera che è situata nella storica pineta del capoluogo adriatico alla società Biancazzurra. L'obiettivo è quello di creare una struttura dedicata ai giovani e alla sicurezza stradale. Tutto è nato per il fatto che noi queste case cantoniere le dovevamo valorizzarle sul territorio insieme proprio alle istituzioni, in particolare venendo qui a Pescara, vedendo anche la tipologia della casa. La casa si prestava a questo polo tematico sulla sicurezza stradale. L'idea mi è venuta nel stare nel territorio che, come rappresentanza, come squadra di calcio del Pescara Calcio, ho avuto subito un ottimo rapporto, un'ottima visione del presidente Sebastiani, una persona molto di valori umani non indifferenti, e quindi si è passati da un calcio di business a un calcio più sociale per la gente. L'ha fatto per la gente. Crede nell'educazione stradale che metta in sicurezza i nostri ragazzi sulle strade e dia informazione tramite il calcio Pescara, i calciatori, e lo stesso impegno che lui si è preso direttamente di sostenere insieme a noi, all'ANAS, alla Polizia Stradale, all'ACI, tutto quello che necessita per quanto riguarda la sicurezza stradale dei nostri giovani. Il calcio Pescara è stato il primo in tutta Italia, abbiamo già dei preaccordi con il Napoli Calcio per quanto riguarda un parcheggio davanti allo stadio. Per quanto riguarda la Juve abbiamo preso i contatti tramite l'ex giocatore Brio di creare un polo tematico sulla sicurezza stradale a Settimo Torinese, dedicandolo al campione d'Italia Gaetano Scirea, quindi con la fondazione Gaetano Scirea. Però dobbiamo dare lustro al presidente del Pescara Calcio, che ha creduto come primi a questo progetto, un progetto per i ragazzi della città di Pescara.
E a margine della presentazione del progetto della casa cantoniera, passando diciamo alle questioni più legate al campo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto della situazione dopo il pari rocambolesco contro la Ternana. Il patron ha confermato che la squadra deve recuperare i punti persi per strada, ma ha anche detto che a gennaio non ci sarà alcuna rivoluzione nell'organico. Intanto è stata formalizzata l'acquisizione della struttura del Poggio degli Ulivi. Sentiamolo. Il Pescara da poche ore, Presidente, notizia di sabato scorso, ha acquisito anche il Poggio degli Ulivi. C'è stata questa firma del preliminare d'acquisto. Sì, sono felice da una parte, dall'altra parte dico che l'ho detto di persona a Peppe sabato mattina quando abbiamo siglato l'accordo, che probabilmente è stato, non ha avuto tanta pazienza, perché questa era una cosa che io avevo detto il primo giorno che siamo entrati, perché pensare di avere una società di calcio e non avere una sua casa, un centro sportivo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lui all'epoca ha voluto un po' affrettare quando non c'erano le condizioni per farlo, mi dispiace perché probabilmente sarebbe ancora al suo posto insieme a me, perché io con Peppe non ho mai avuto nessun problema e forse magari sarebbe stato anche un modo per non avere altri problemi, mi fermo qui. Come diceva qualche istante fa, manca qualche risultato, venerdì c'è questa partita col Cesena molto importante e delicata dopo il pareggio con la Ternana. Sono tutte delicate, anche se poi ieri alla fine, anche ieri o l'altro ieri abbiamo visto che in questo campionato purtroppo succede di tutto a tutti, però noi guardiamo in casa nostra, sappiamo che siamo un pochettino indietro rispetto alla tabella di marcia. Chi ha seguito le partite del Pescara sa che qualcosa abbiamo lasciato per strada, però purtroppo l'abbiamo lasciato, quindi è inutile recriminare, bisogna riprendersi quello che abbiamo lasciato. I giocatori, l'allenatore, io in primis, ci dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo per risollevarci. Ultima battuta, Presidente, si sta già pensando e guardando al mercato, che cosa accadrà a gennaio? Ci sarà una rivoluzione oppure ci saranno delle scelte mirate? No, nessuna rivoluzione, questa è una squadra che ha già un buon organico. Purtroppo ha tanti giocatori infortunati in questo momento e questo è uno dei problemi che abbiamo, sicuramente ci sarà da fare qualcosina, i direttori sono già al lavoro già da tempo, come lo sono normalmente durante tutto l'anno, e quindi speriamo di trovare quelle soluzioni che ci servono per migliorarci. Lasciamo la Serie B e scendiamo di categoria in Serie D e andiamo a vedere le partite che si sono giocate ieri. Soffre per quasi un tempo ma poi prende il sopravvento e dilaga. La Vastese cala il poker al cospetto del Campobasso e si porta ad un punto dal secondo posto. Mattatore dell'incontro è stato Stivaletta, autore di una tripletta. Marcia inarrestabile quella della Vastese. Allo stadio Aragona la squadra di Colavitto, cinica e spietata, non lascia scampo neanche all'ambizioso Campobasso, vincendo per 4-0 e conquistando 3 punti di platino che permettono ai biancorossi di avvicinare la seconda piazza, che dopo il K.O. casalingo della Vispesaro ora dista solo un punto. Il passo della squadra del presidente Bolami è da record. Per i molisani, autori di un ottimo primo tempo, una brutta botta che arriva dopo gli ultimi acquisti che almeno in terra d'Abruzzo non sono però riusciti ad incidere. Nella Vastese panchina per gli ultimi due arrivati Tedesco e Cherillo, mentre non c'è l'argentino Cristaldi, che in settimana aveva chiuso in anticipo la sua avventura in biancorosso. Il tecnico abruzzese si affida di fatto alla squadra che è in serie positiva da quasi 3 mesi. Bel colpo d'occhio allo stadio Aragona per una gara molto sentita dalle due tifoserie in curva ospiti, circa 200 i tifosi rosso-blu. L'avvio di quello che può considerarsi un quasi derby è come prevedibile equilibrato. All'ottavo la prima conclusione nello specchio della porta è di marca ospite con un tiro centrale di D'Agostino che non crea problemi a Camerlengo, che poi al quarto d'ora è a dir poco prodigioso andando a respingere miracolosamente il tiro ravvicinato di Ribeiro.
Dopo lo scampato pericolo, la Vastese si riporta in avanti e al 17esimo è Nicola Fiore su punizione a chiamare alla respinta l'estremo molisano Landi. Le squadre dimostrano di temersi, ma gli ospiti sembrano meglio disposti in campo e si rendono nuovamente minacciosi con Varsi al 20esimo, che su punizione mette di poco alto. Passano pochi secondi ed è Camerlengo a salvare ancora su Varsi, che semina il panico nella metà campo abruzzese, visto che poi al 24esimo è sempre l'attaccante ad andare a scheggiare il palo della porta di Camerlengo con un tiro angolato. Domina la squadra di Masecchia con gli abruzzesi sul fronte opposto, quasi mai insidiosi. Si arriva così agli ultimi 10 minuti del primo tempo, che vedono al 37esimo un bel contropiede di Bittaie, che poi crossa al centro con Stivaletta, che va però a concludere fuori lo specchio. Ma il finale di primo tempo è dolce per la Vastese, visto che al 46esimo Stivaletta da 30 metri si inventa un eurogol, regalando il vantaggio alla sua squadra dopo tanta sofferenza. Nella ripresa si riprende senza sostituzioni e con i padroni di casa pericolosissimi al quarto, quando Bittaie, ancora in contropiede, entra in area e poi serve Leonetti, che non riesce però a concludere. Ma il raddoppio è rinviato di qualche secondo, visto che al sesto è Stivaletta dai 20 metri a beffare ancora Landi per il 2-0 locale, che fa esplodere la gioia dei 1000 presenti allo stadio Ragona. Per la squadra di Colavitto la gara si mette in discesa, anche perché gli ospiti si disuniscono, non riuscendo di fatto a reagire. Al quarto d'ora il campo basso chiede un rigore in un'azione in mischia in area abruzzese con Pascarella di Nocera inferiore, che lascia proseguire, e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede, andando poi a realizzare con lo scatenato Stivaletta il gol del 3-0, che chiude con largo anticipo la sfida con il campo basso, che si disunisce ulteriormente. Per l'ex giocatore del San Nicolò, ma Vastese Doc, è una gioia incredibile. Gli ospiti, dopo aver accusato il colpo, si rivedono al 26esimo con Ribeiro, che in area conclude però clamorosamente alto. In campo non accade molto fino al 35esimo, quando D'Agostino su punizione crea qualche patema a Camerlengo, che smanaccia il pallone in angolo. D'Agostino ci riprova poi al 38esimo e sempre su punizione con l'estremo abruzzese, che respinge ancora il pallone. Si arriva così al 39esimo, quando nella più classica delle occasioni di contropiede la Vastese va a piazzare il poker con la rete di Leonetti, che va a rendere ancora più rotondo il punteggio. Poi al 91esimo c'è un penalty per il campo basso per un fallo in area della Vastese di De Feo su Cragbo, ma il pararigori Camerlengo dice no a D'Agostino, a coronamento di una grande giornata. E così al triplice fischio finale dell'arbitro campano può esplodere la festa dei tifosi della curva d'Avalos, pronti ad invadere domenica prossima Recanati per continuare ad inseguire un sogno. E purtroppo non c'è stata soltanto la festa all'interno dello stadio, perché una decina di tifosi del Campobasso sono stati identificati dalla polizia in riferimento ai tafferugli avvenuti al termine della partita nei pressi della circonvallazione istoniense. Per loro verrà proposto un provvedimento collettivo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Attraverso la visione delle immagini, la polizia di Vasto vuol risalire all'identità di altri tifosi che hanno partecipato agli scontri. Il dirigente del commissariato Fabio Capaldo, con i suoi collaboratori, è impegnato appunto nel visionare i filmati dei tafferugli. Se ci saranno ulteriori identificazioni anche per altri, potrebbero scattare i provvedimenti restrittivi. Seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria per 0-3 per l'Avezzano, che dopo il campo di Recanati espugna anche quello del San Marino. Partita dominata dai marsicani, andati in gol con Deramo, Pellecchia e Dos Santos. Il servizio di Andrea Costantini. Non si ferma la corsa dell'Avezzano, che passa come un rullo compressore anche allo Stadio Olimpico di Serravalle e segna altri tre gol in trasferta, stavolta sul campo della sesta forza del torneo, il San Marino. Netta la superiorità espressa dall'11 del patron Gianni Paris, una superiorità tradotta in maniera concreta con le reti segnate a cavallo dei due tempi. Gran collettivo esaltato dalle qualità dei singoli, con citazioni in questo caso per un super Michael Deramo. Gian Paolo recupera Persia dalla squalifica ed è l'unica novità rispetto all'11 vittorioso di Recanati.
Recanati. In panchina torna ad accomodarsi D'Ambrosio e con lui Branicchi ed il neo acquisto di Curzio. Nel San Marino il tecnico Orecchia cambia un solo elemento rispetto all'11 uscito indenne dall'Aquila. C'è l'ex Chieti 5 al posto di Enrico. 4-3-1-2 con il veterano Pestrini in cabina di regia. L'Avezzano parte con buona personalità, anche se esagerando con le conclusioni della distanza, peraltro con mira molto rivedibile, come dimostrano i tentativi di Deramo al decimo e di Bianciardi al 17. A centrare finalmente lo specchio della porta è Cerone al 23. Il fantasista tenta un lob raffinato, Fall ci arriva e blocca. Il San Marino raramente si fa vedere dalle parti di Lombardi, al 26 è altissima la punizione di Nappello. Dopo la mezz'ora però l'incisività della compagine marsicana sale di livello e al 31 Cerone serve Deramo che scocca un tiro a giro imprendibile per Fall, ma che si stampa sulla traversa. Al 40 il remake, ma con esito diverso, portentoso cost to cost di Sbardella che serve Deramo, il quale stavolta mira e trova l'angolo lontano. Nulla da fare per Fall, quinto gol per il talento avezzanese, per lui un'annata sempre più da protagonista. Dopo un minuto l'Avezzano avrebbe la palla del raddoppio, la recapita Pellecchia per Dos Santos che spreca da favorevole posizione, ma l'Avezzano va con il vento in poppa e bastano 10 minuti di ripresa per archiviare la pratica. Al 7 Moretti si incarta con il pallone, Pellecchia in agguato glielo soffia e davanti a Fall non può sbagliare. 0-2 con il quarto centro dell'ex giuliese. San Marino in bambola e l'Avezzano coglie l'attimo. Deramo offre un pallone invitante per la corrente Dos Santos che stavolta non fallisce e la piazza nell'angolo, regalandosi così la doppia cifra, 10° gol in campionato per il brasiliano, travolto dall'abbraccio vigoroso di tutti i compagni. L'Avezzano rifiata, il San Marino si fa vedere due volte dalle parti di Lombardi. 17° Di Maio alza di poco sugli sviluppi di un corner. 20° apprezzabile tentativo acrobatico di Conti, ma poco fortunato. 19° Giampaolo dà spazio al rinforzo del mercato. Di Curzio rileva Dos Santos, applauditissimo dal drappello di tifosi marsicani accorsi all'ombra del titano, e che per poco al 21° non esultano ancora sulla combinazione Deramo-Lombardo-Cerone. Come a Recanati, gli ultimi 20 minuti di gara più recupero sono solo accademia, condita dalla girandola di cambi. 11 risultati utili consecutivi per la squadra di Giampaolo, in forma esaltante, e a questo punto nessun traguardo è precluso. Questo era l'ultimo servizio del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.